le risorse multimediali. Sentiamo Giuseppe Buscemi. Promuovere in modo unitario e organico l'intero territorio della provincia di Ascoli Piceno per offrire a potenziali visitatori e turisti, italiani ed esteri, una vetrina attraente e persino emozionante di paesaggi, luoghi e comunità locali, elementi ricchi di natura, cultura ed eccellenze enogastronomiche. Punto focale del progetto Piceno 360 gradi è lo spettacolare tour al volo e in modo interattivo girato con telecamere su droni sopra tutti i 33 comuni della provincia Picena, dal mare Adriatico ai Monti Sibillini, lungo crinali e vallate, musei, monumenti e scorci poco conosciuti, con immagini panoramiche immersive che invitano visite anche via trekking e mountain bike. Insomma, un Piceno navigabile appunto a 360 gradi, con guide e commenti in italiano e inglese, uno strumento davvero digitale, originale e inserito nel portale www.piceno360.com, ovviamente a portata di smartphone, tablet e il canale YouTube. Un progetto che vede coinvolti tutti e 33 i comuni della provincia di Ascoli che hanno compartecipato per realizzare questo progetto insieme alla Camera di Commercio, insieme al Galpiceno e alla provincia di Ascoli. Abbiamo realizzato un portale molto importante con un virtual tour che raccoglie tutti e 33 i comuni e valorizza i 33 gioielli della nostra provincia. Tra l'altro si vedono cose che altrimenti da terra occhio umano non vedrebbe. Sì, assolutamente, è un punto di vista insolito quello dall'alto e ci fa riscoprire, anche perché li conosce, i bellissimi territori del Piceno. Basket, domani sera a Bologna il posticipo di Serie A della Vuel Pesaro in A2. Recanati battuta al supplementare, Jesi invece affrontava in casa Treviso, il servizio di Pierpaolo Rivalta. Inizia correndo Treviso e Jesi non riesce mai a tenere il passo.